Vi presento le tipiche polpettine genovesi. Serviranno mollica di pane, funghi secchi, prezzemolo, maggiorana, parmigiano, uova, aglio, della polpa di vitella macinata, latte, farina, sale, pepe e per friggerle olio extravergine di oliva. Mettiamo la mollica di pane ad ammollare nel latte. Prepariamo un trito con il prezzemolo, la maggiorana e i funghi secchi ammollati nell'acqua tiepida e strizzati. E via di mezzaluna, voi la usate? E lo uniamo alla carne. Le uova, e mi vado a lavare le mani. Strizziamo il pane e lo uniamo al composto. Ah, queste polpette vanno fatte a occhio, quindi le dosi io le ho messe ma sono indicative. Parmigiano, sale e pepe. Mescoliamo con una forchetta. E poi con le mani. Ecco, ci siamo, bello omogeneo. Ora con le mani leggermente umide formiamo le polpette che non sono sferiche ma sono piatte. E vanno bene anche un po' irregolari. E ora le infariniamo. E li aggiustiamo un po'. Pronte per essere fritte. Uso il parafisso. Per girarle usiamo una paletta. E le sfogliamo su carta paglia. Essere servite in tavola con una bella insalata di stagione. Si possono preparare anche in anticipo e riscaldare al momento. Ma prima di portarle in tavola, l'assaggio perché non resisto.